Ciao ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come promesso, vediamo la divisione in fasce dei centrocampisti e degli attaccanti. Prima di iniziare con il video, come sempre, ti invito a lasciare un mi piace come metodo di supporto al canale. Se non sei iscritto, ti invito anche ad iscriverti e ad attivare la campanellina delle notifiche, così non ti perdi alcun nuovo video sul mondo del fantacalcio e soprattutto nessun contenuto sulla guida all'asta di riparazione. Ragazzi, sono usciti tantissimi video sul canale, andateli a vedere, scoprite tutte le informazioni e tutte le cose da sapere sui giocatori per l'asta di riparazione. Iniziamo subito con questo video. Allora, per quanto riguarda i centrocampisti top, non ci sono grandi novità. Eliminato purtroppo Chiesa da questa lista perché si è rotto il crociato, di conseguenza è da tagliare perché la sua stagione è finita. Nei semi top, visto l'infortunio di Chiesa, sale McKenny, che è il centrocampista che più di tutti nella Juventus può far bene, si inserisce benissimo, ha segnato anche all'Inter in Supercoppa, quindi può segnare letteralmente a chiunque, un ottimo giocatore, uno smart player direbbe lui visto che è americano. Ci farei affidamento onestamente perché può essere un buon semi top per la seconda parte di stagione. Ho inserito questa volta tra i buoni Pasalic, che era un caso particolare all'inizio, resta un caso particolare, infatti è un giocatore sicuramente importante nell'Atalanta, però non aspettatevi che ripete gli 8 gol del girone d'andata, anche perché altrimenti finirebbe a 16 gol e la vedo altamente improbabile. Tre buoni confermiamo Aramu, Bairami, Felipe Anderson, che si Mkhitaryan, ci inseriamo Zurkowski, Ikoné e Sergio Oliveira, probabilmente tre prezzi pregiati nella maggior parte delle aste di riparazione a centrocampo. Partiamo da Zurkowski, ormai da tempo parliamo di lui, già nel video natalizio vi avevo invitato ad acquistarlo prima che scoppiasse, purtroppo è scoppiato prima, ci ha fatto due gol nelle ultime quattro partite, quindi due gol a gennaio. E insomma, sicuramente non sarà un colpo low cost, non sarà un underdog, di conseguenza lo inseriamo tra i buoni. Poi Ikoné, lo inserisco tra i buoni, può far comunque la sua figura anche se ha giocato poco fin qui, ma è stato preso per giocare anche perché l'investimento della Fiorentina è stato importante. Per quanto riguarda Sergio Oliveira, due gol in due partite, non lo colloco tra i semi top perché non manterrà quella costanza per tutta la stagione, però è sicuramente un buon giocatore, sicuramente al pari di Mkhitaryan, di Kessié, Felipe Anderson, Bairami, Aramu, Pasalic. Per quanto riguarda le categorie di underdog e regolaristi, nessun cambiamento, anzi, un cambiamento c'è stato. Pobega era negli underdog, adesso è nei casi particolari, ma ne parliamo tra pochissimo. Poi giocatori che hanno overperformato, hanno dato di più di quanto ci si aspettasse, non faranno altrettanto bene nella seconda parte di campionato, in particolare sono Ruiz, Barella e Locatelli. Allora, Ruiz ha reso da semi top, ha fatto 5 gol, per me non li ripete, però è sicuramente un buon giocatore slash regolarista. Barella è sicuramente il migliore tra i regolaristi, ma anche lui si può inserire tranquillamente nei buoni, e Locatelli è un regolarista, solo che ha reso più di un regolarista nella prima parte di campionato. Poi troviamo le scommesse, Pereira che tornerà dall'infortunio e sarà sicuramente interessante perché è ancora rigorista, Kumminer, Agudelo, Pessina, Castrovilli e poi le novità. Djuricic che purtroppo non ha giocato nell'ultimo periodo, probabilmente si è preso il Covid, i nomi non sono usciti ma lui continua a non essere convocato e salta le partite per infortunio. In questo momento è una scommessa per la seconda parte di stagione. Poi ci sono una serie di giocatori che o hanno cambiato squadra o possono cambiarla, come Verdi, Benassi, Baselli, Miranchuk, e poi ci sono Male e Pereiro, due giocatori non titolarissimi, sono due belle scommesse per il centrocampo, però che consiglio per leghe numerose. In una Lega 8, Male e Pereiro, onestamente, io non li andrei ad acquistare come scommesse. Passiamo alla linea dei titolari, sono giocatori che ci portano la sufficienza, alcuni, soprattutto i primi nomi, sono delle belle sufficienze, come un 6, 6 e mezzo, altri un po' meno. Delle novità ci sono, sono Arslan che si è preso il posto nell'Udinese definitivamente, Badeli che si è preso il posto nel Genoa, Cuisance, nuovo acquisto del Venezia, sicuramente un giocatore interessante ma andiamolo a considerare un titolare e non un underdog o un regolarista, e Tamese che sta facendo molto molto bene, potrebbe essere un regolarista ma gli manca quel pizzico di costanza in più. Poi andiamo ai casi particolari, il primo nome che troviamo è Cristante, che è anche evidenziato in giallo, ha giocato all'ultima, gli è stato preferito anche a Beretù, anche per tu nei casi particolari, sono due giocatori che non troveranno tanto spazio nel girone di ritorno, quindi valutate anche il possibile svincolo se incassate bei crediti, soprattutto magari Beretù che è stato strapagato alle aste iniziali ma adesso non è più rigorista, non batte più calci d'angoli visto che c'è Oliveira e c'è Pellegrini. Vi parlo anche di Pobega, nelle ultime settimane si è imposto Mandragora, ma perché si è imposto? Perché Pobega ha avuto il Covid, ricordatevi che Pobega è un giocatore eccezionale,
tornerà a essere titolare. Non abbiate paura, perché si trova in prestito al Torino, non c'è nessun problema, Juric continuerà a farlo giocare. Vi ripeto, nelle ultime settimane si è dovuto ristabilirsi un po' dal Covid e quindi c'è stato quel Mandragora che ha preso campo. E lo stesso Mandragora lo si trova anche nei casi particolari, però a differenza di Pobega non ci punterei una possibile esca, perché tanti pensano possa essere il titolare in questo momento. Poi c'è Bandinelli, che soprattutto con l'arrivo di Benassi all'Empoli rischia di trovare meno spazio, soprattutto se Andrazzoli deciderà di schierare insieme contemporaneamente Bairami, Zurkowski ed Henderson. Per Bandinelli rischia di esserci meno spazio. Poi c'è Matteo Sardì, che ha giocato tante partite, però bisogna vedere un po' cosa fa Djuricic anche. Senza Djuricic sicuramente quando torna dall'infortunio si impone come titolare, ma con Djuricic rischia di perdere il posto. Poi c'è Obi che potrebbe andare via, Orsolini caso particolare sicuramente. Ne abbiamo parlato ormai da settimane, inizio dicembre l'ho detto, ragazzi, stringete i denti, non regalatelo, perché a gennaio sarà titolare, visto che Barrow è in Coppa d'Africa, sarà anche rigorista, può far bene, se far bene scambiatelo. Ora non fatevi ingannare dalle ultime prestazioni, è il momento di scambiare Riccardo Orsolini. Poi c'è Rincon, che è passato alla Samp, ma non lo vedo benissimo con Giampaolo, e Bacca, stiamo a vedere cosa succede nel mercato del Venezia, se riesce a giocare o non riesce a giocare. Poi giocatori da tagliare, una lista praticamente infinita di giocatori. Tra le new entry sicuramente c'è Chiesa, c'è Dominguez, c'è Duncan, c'è Arthur, c'è As, c'è anche Hernani, giocatori che erano stati acquistati ma che in questo momento sarebbero da svincolare. Anche ad esempio Lobotka, che ha giocato tanto nell'ultimo periodo ma adesso torna in chissà chi sarà il titolare. Ed è da svincolare anche Samardzic, che è una scommessa persa a questo punto. Non ha giocato nemmeno senza Pereira, la vedo realmente difficile che adesso possa giocare con Pereira che ritorna dall'infortunio. Passiamo agli attaccanti. Allora, per quanto riguarda super top e top e anche semi top, sostanzialmente non cambia assolutamente nulla. Fermi un momento ragazzi, vengo dal futuro, vengo meglio dal giorno dopo che ho registrato il video, c'è la notizia di Vlahovic, probabilmente andrà alla Juventus. E la Fiorentina cerca anche un nuovo attaccante, attenti alla situazione Piontek, che comunque potrebbe essere quindi una riserva. Per quanto riguarda Vlahovic resta un top, ma se in questo momento riuscite a scambiarlo per Ciro Immobile fate la cosa più giusta del mondo. I super top restano Immobile, Vlahovic e Zavada, per me i migliori tre attaccanti al fantacalcio di quest'anno. Top Lautaro e Osimhen, semi top Ibra, Berardi, Dzeko, Giopedro, Simeone, Abraham e Dybala. Tra le garanzie restano Scamacca, Insigne, Destro, Arnautovic, Bejo, sono attaccanti che per me la doppia cifra la raggiungono al 100%. Ci aggiungo Caputo, che con l'arrivo di Giampaolo sulla panchina della Samp può far particolarmente bene e può migliorare le statistiche della prima parte di campionato. Fra i titolari salgono Leao e Verde. Leao sta facendo molto molto bene, è un giocatore super in hype che in questo momento potete scambiare benissimo per una garanzia. E poi tra i titolari ci ho aggiunto anche Verde, che è il rigorista del Venezia. Casi particolari in Zola, stiamo un po' a vedere nelle ultime settimane cosa succede, a chi sarà data fiducia, se sarà data fiducia a Zola o arriverà una nuova punta dal mercato, oppure si darà più fiducia a Manai, vediamo un po' cosa succede. Johnsen, che rischia di perdere il posto ai danni di Nani, che troviamo anche lui nella lista dei casi particolari. Altro caso particolare è sicuramente Giroud, potenzialmente è lui il semi-top, perché appunto Ibra ha continui problemi fisici, non mi fido infatti più di tanto di Zlatan Ibrahimovic. Facciamo quindi molta molta attenzione a Giroud, che ha il potenziale per essere un semi-top per il Fanta. Attenzione, particolare attenzione a Sanchez, se svincolato, un giocatore sì interessante ma non va strapagato, se va strapagato questo è un chiaro errore, è una vera e propria esca a quel punto. Ma comunque ragazzi, ci ho fatto un video al riguardo per le esche, vi invito a guardarlo, c'è Sanchez, ci sono altri giocatori, assolutamente un video da non perdere. Poi ci sono altri giocatori come Keita, Pavoletti, che in particolare loro due saranno costantemente in ballottaggio. Nelle scommesse troviamo ancora Rebic, Belotti, Afenagian, ci aggiungiamo Piccoli, che se cambia squadra può essere molto molto interessante a livello fantacalcistico. Seide, nuovo acquisto del Sassuolo, non ci punterei come scommessa per questa stagione, ma se fanno un fantacalcio con le riconferme o un fantacalcio manageriale può essere una buona mossa. Piontek, stesso discorso per Seide, assolutamente da acquistare se fate il fantacalcio manageriale, perché l'anno prossimo dovrebbe essere il titolare della Fiorentina con la cessione di Vlahovic. Attenzione, perché in questo momento c'è qualche voce di mercato di troppo su Vlahovic. Se magari avete l'opportunità di prenderlo adesso in qualche scambio conveniente, o magari avete il mercato aperto, prendetelo, approfittatene, non si sa mai, insomma, Vlahovic faccia lo scherzetto. E poi c'è Yeboah, che arriva probabilmente per giocare, ha avuto spazio alla prima di campionato con il nuovo mister, potrebbe essere confermato. Poi ci sono tutta una serie di giocatori da tagliare. I nuovi che ho inserito sono quelli in giallo, sono Simi, e rischia anche di perdere il posto. Majoral, Ekuban, Gondò, Ilicic, situazione molto molto particolare per lui, vediamo un po' cosa è successo
La situazione è confusa, potrebbe prendersi una pausa, vediamo un po', sarebbe da togliere in questo momento. Pussetto e Salcedo. Bene ragazzi, il video finisce qui, come sempre spero di esservi stato d'aiuto, se così fosse lasciate un mi piace al video. Se non siete iscritti al canale vi invito ad iscrivervi, attivate la campanellina delle notifiche così non vi perdete alcun nuovo video sul mondo del fantacalcio. E in più sono usciti tantissimi video sull'asta di riparazione, ragazzi andateveli a recuperare perché sono molto molto interessanti. Per oggi è tutto e noi ci vediamo al prossimo video.